Buonasera Sherwood Festival, questa sera scambiamo due parole con il fotografo Michele Lapini, fotografo toscano, ma ormai trasferito a Bologna, e parliamo con lui sia della foto di reportage, ma anche di un paio di progetti di Michele. Direi che lascio la parola a Michele perché può presentarsi benissimo da solo. Bene, innanzitutto grazie per l'invito, grazie a Melania e a Sherwood Photo Grazie a te. per l'invito. Parlando un po' con Melania anche prima, pensavamo un po' di far due chiacchiere un po' sul nostro ruolo e sul perché fondamentalmente lo facciamo e sul perché c'è bisogno ancora di raccontare in un certo modo quello che fondamentalmente ci passa accanto nelle città. Come fotografo, freelance, che vuol dire tutto e vuol dire niente, essendo fondamentalmente nato e cresciuto da Genova, più o meno quando ho aperto gli occhi io a livello, diciamo, politico. Mi sono trovato davanti Genova, mi sono trovato davanti Indymedia, mi sono trovato davanti quel mediattivismo che secondo me si è un po' perso, vuoi per la diffusione degli smartphone, vuoi per la diffusione di altri strumenti, vuoi anche perché il movimento ha un po' perso i colpi rispetto all'ondata di Genova. E quello appunto che penso sia importante fare e che molte realtà e singoli continuano a fare nei vari territori, appunto cercare di costruire una narrazione che fuoriesca un po' dagli schemi del mainstream e che segua non solo la notizia, che sia notizia come cronaca, ma oppure lo scontro che è semplicemente diciamo, la punta dell'iceberg di una storia, ma cercare di raccontarla dall'inizio alla fine, fondamentalmente. Ovviamente il mio passato un po' mi ha influenzato e ha fatto sì che in certe dinamiche ho un ruolo, fra virgolette, privilegiato, ma è lo stesso ruolo privilegiato di chi si trova appunto dentro certe situazioni e non semplicemente come spettatore. E quello secondo me è un valore aggiunto che bisogna anche un po' redistribuire, no? Nel poter raccontare certe dinamiche che molto spesso da un punto di vista mediatico vengono totalmente oscurate. Voi, per esempio, si parla del movimento No Tav solamente quando ci sono gli attacchi al cantiere, si parla di occupazioni abitative solamente quando ci sono gli scontri post sgombero e difficilmente si parla del movimento No Tav del quotidiano, difficilmente si parla della vita che c'è all'interno di un'occupazione. Del perché nasce questa occupazione, eccetera, e questo secondo me è un compito rispetto un po' a chi ha deciso di fare informazione fuoriuscendo un po' dagli schemi e dalle logiche del mainstream. Proprio per questa introduzione, una delle questioni che ti pongo è come scegli cosa devi fotografare e che inquadratura, tra virgolette, prediligi, nel senso, è ovvio che in uno scontro devi essere veloce, però proprio perché dici non esiste solo lo scontro, non esiste solo la piazza, ma esiste il movimento, come cosa scegli di fotografare e quale, tra virgolette, inquadratura prediligi? Bah, la scelta è fondamentalmente non credo ci sia un granché, cioè, ovvero non è tanto una questione di scelta, ma è quello che succede. Io vivo a Bologna da 8 anni e cerco di raccontare quello che succede a Bologna, qualunque cosa sia. Ovviamente mi interessano di cronaca, mi interessano i movimenti, mi interessano i reportage. E quindi tutto quello che ha a che fare con tematiche sociali, ambientali e politiche cerco di raccontarlo. Poi ovviamente ora ho meno tempo perché lavoro, però ho sempre cercato anche di raccontare cose,
argomenti che hanno bisogno di molto più tempo, che non sia una manifestazione, che non sia uno sgombro, che non sia un'occupazione. Parlavamo appunto del progetto sulla cementificazione, che quello è un progetto che non ha una fine, perché si continua a costruire, si continua a lasciare edifici abbandonati, quindi è un progetto che non avrà mai una fine. E mi piace anche portare avanti alcuni progetti che appunto non si fermano alla visione spot di un corteo o di un avvenimento in particolare. Riguardo l'inquadratura, cambia ogni volta, ovviamente si cerca sempre di preservare l'incolumità di chi sta manifestando, di quello che stanno facendo, e poi si cerca di essere il più vicino possibile all'azione, cioè ovviamente il teleobiettivo si usa solo in certe situazioni, però ovviamente la differenza anche a livello fotografico la vedi palesemente se usi un 35, se usi un teleobiettivo. Ovviamente se usi il teleobiettivo non importa se sei nel posto, puoi essere anche a 100 metri, quindi tendenzialmente si cerca sempre di essere più vicini possibile al tutto. Hai citato tu il progetto Cementiamo, e se vuoi raccontarci com'è nato, cosa hai esplorato fino adesso e appunto avendo tempo, perché come dici lavori, dove e come hai voglia di continuare a esplorare? Ma il progetto è nato durante un viaggio in Sicilia, che è un po' una delle regioni patria dell'incompiuto e della cementificazione. Il progetto è nato riflettendo anche un po' sul consumo di suolo. In Italia si consuma 8 metri quadri al secondo di suolo, fra edifici, infrastrutture, strade, eccetera. E molto spesso tutte queste costruzioni e opere vengono lasciate abbandonate. Così, dopo essere stato alla Scala dei Turchi, ora fondamentalmente e fortunatamente quell'ecomostro non esiste più, mi ha fatto riflettere un po' il fatto che uno dei posti che doveva essere annoverato fra le 7 meraviglie del mondo, accanto aveva uno scheletro gigante di un albergo, appunto, era stato sequestrato perché in odor di mafia e non era mai stato abbattuto, è stato lì per 15-20 anni mi pare, e un anno fa fortunatamente è stato abbattuto, però era curioso il fatto che avevi una meraviglia del mondo sulla destra e poi un ecomostro sulla sinistra, e da lì ho cominciato a fotografare, ma non solo posti abbandonati, ma semplicemente anche tutta la cementificazione nei vari territori viene portata avanti tutti i giorni, dalle nuovi insediamenti residenziali, eccetera, cercando di coprire un po' tutto il territorio italiano. Quando mi muovevo, cioè, purtroppo di materiale ce n'è un sacco, ovunque ci si gira. Per venire qua c'è quella bellissima cattedrale del deserto, che non so minimamente cosa sia, però è un ammasso di cemento lungo la tangenziale. Quello vicino al Geox? Sì, esatto. Okay. E così ce n'è tantissimi altri in giro per l'Italia, quindi cercare di documentare via via, passo passo, e fare anche una sorta di mappatura di tutto quello che è un po' l'incompiuto, lo sfitto e il cementificato, che è un territorio che fondamentalmente ogni giorno perdiamo, perché dal cemento poi è difficile tornare indietro. Allora, ci hai dato diversi spunti, da appunto Cementiamo alla reportagistica, parlavi prima di foto con i cellulari e quant'altro. Quello che mi viene da chiederti è, alla luce di quello che hai scelto di fotografare e alla luce anche dei tempi che viviamo in cui la cronaca la si fa appunto con un cellulare, che valore ha per te la fotografia adesso e come può essere utilizzata nonostante tutta questa massificazione dell'uso delle foto? Credo che il ruolo della fotografia non sia cambiato un granché, nel senso che ha un valore documentaristico per fortuna o per sfortuna noi nei posti per fotografarli bisogna sempre esserci, al contrario di un giornalista o comunque di un'altra persona che lavora nel mondo dell'informazione. Credo che la fotografia sia fondamentale nel mostrare certe cose che molto spesso sì vengono narrate, però non,
non come vorremmo, e noi alla fine lo considero proprio uno strumento di informazione. Ovviamente adesso siamo completamente invasi da immagini, abbiamo un flusso di immagini, di fotografie, ma basta vedere un corteo, chi è in corteo fa le foto con lo smartphone, decine di fotografi mettono le foto sui social, quindi già perde, cioè, perlomeno c'è il rischio che perda valore la fotografia, perché quando c'è un abuso non si riesce più a fare attenzione a quello, insomma, che ci si trova davanti. Dall'altro lato però è uno strumento che è tuttora valido, e tuttora al suo forte potere per mostrare quello che molto spesso non viene mostrato, perché comunque un'immagine è molto più vera di un articolo, ma non perché lo è a prescindere, ma perché non c'è un'interpretazione. Ovvio, sicuramente c'è un'interpretazione perché c'è un'inquadratura, decidi di omettere o tenere dentro all'inquadratura certi elementi, però comunque è una fotografia di una realtà, di uno spaccato reale, che poi può essere interpretata come vuoi, però è comunque un dato oggettivo, e quindi ha secondo me un potere molto forte all'interno dell'informazione, soprattutto quando c'è un sistema e un livello di informazione che io giudico abbastanza pessimo, e che non rende giustizia a quello che fondamentalmente succede nei vari territori quotidianamente. Agganciandomi a questa cosa, una domanda che un po' accompagna quella che è la mia attività fotografando cortei, piuttosto che situazioni, piuttosto che spazi sociali, e che un po' mi attanaglia da tempo, è quando decidi se fotografare e quando decidi che invece la macchinetta va messa giù. Ti sei mai trovato in situazioni del genere? Hai mai deciso di non fotografare perché non era il caso, nel senso che diventava quasi sciacallaggio? Non so se mi spiego. Oppure hai comunque scattato nel dire comunque io voglio avere quell'interpretazione, ha senso scattare, non ha senso che io metta giù la macchina. Non so se sono stata chiara. Sì, sì, no, queste cose succedono molto di frequente. In certe situazioni si scatta, si aspetta la prescrizione e poi si pubblicano. In altri casi non scatti perché semplicemente a 2 metri dopo ti possono sequestrare la scheda. Oppure non sei nell'ambiente in cui hai confidenza e non sai bene quali sono i rapporti, eccetera. Ovviamente, come dicevo prima, il primo obiettivo è quello di agevolare in un certo senso alcune cose, e ovviamente non far finire gente nei guai, cosa che non tutti i fotografi purtroppo ci pensano, e quindi semplicemente non scattare, basta semplicemente scegliere la posizione giusta e un'inquadratura giusta, non per forza non devi far foto in certe situazioni, puoi benissimo far foto, basta saperle fare, cioè per non prendere le teste ci vuole poco, per prendere le nuche anziché le facce ci vuole poco, basta semplicemente un po' di sensibilità e capire la situazione. Ovviamente in certe situazioni prendi parte e decidi da che parte stare, semplicemente. Facendo un paio di passi indietro, ma non troppi, un'altra collaborazione di cui sono curiosa è quella con Vooming 1, che ti ha portato fino a Venezia, dove c'eravamo anche noi durante il No Grandi Navi e Notav, in quanto c'era il vertice anche con Hollande e Renzi. E quindi volevo chiederti un po' com'è nato. E come mai, cioè, come hai deciso di collaborare, e appunto come è nato questo rapporto Vooming Michele Lapin? No, con il collettivo loro, con Vooming, è nato all'interno di un percorso che si chiama Resistenza in Cirenaica, che è in un quartiere appunto di Bologna, che riunisce un po' vari soggetti, collettivi, centri sociali, eccetera. Con loro ci avevo già collaborato, Vooming 2 ha fatto la prefazione al libro di Genuino Clandestino, la postfazione al libro di Genuino Clandestino, e Vooming 1 mi ha proposto di, siccome adesso sta uscendo il libro suo sui 25 anni di Lotte Notav,
Da Internazionale era venuta questa proposta di fare uno speciale su appunto i 25 anni di Lotte Notav. Da uno sono diventate tre puntate, diciamo, di questa miniserie che si chiama Ovest 25 anni di Lotte Notav, e quindi abbiamo deciso di, cioè Mingu me l'ha proposto e ovviamente ho accettato con molto piacere. Siamo partiti la prima volta in valle e poi è capitato appunto il vertice Renzi Hollande, in cui si è un po' riunito un po' le due battaglie tra il No Grandi Navi e il Notav. Abbiamo assistito appunto alla battaglia navale contro appunto l'invasione delle grandi navi. Ovviamente è una cosa che mi ha fatto molto piacere, anche perché come collettivo loro affrontano tematiche che io affronto anche fotograficamente, e poi loro, insomma, alzo le mani perché lo considero uno dei collettivi di scrittori più in gamba, più importanti a livello nazionale e non solo. Quindi mi ha fatto solo che un gran piacere. Bene, io sapevo che qualcuno di quelli che hai davanti avevano un paio di domande da farti, per cui direi che mi taccio e che qualcuno si faccia avanti. Sì, allora, ricollegandomi al discorso fatto all'inizio, volevo chiedere come il lavoro, quello, che non prende la spettacolarità di un evento, ovvero lo scontro nel contesto di una manifestazione o lo sgombero nel contesto di un'occupazione, può arrivare diciamo, dal personale al mainstream, ovvero come può uscire da quelli che sono i confini di un'informazione, tra virgolette, indipendente, che può essere un po' quella che facciamo noi, piuttosto che i tanti collettivi di fotografi interni ai movimenti e non, come può arrivare a un pubblico più ampio, che è il pubblico di un giornale, per fare un esempio banale. E se c'è una soluzione, o se invece questo tipo di informazione, appunto, che non c'entra sulla spettacolarità di un evento, può in qualche modo arrivare, o siamo costretti a tenercela tra noi, tra virgolette, insomma, comunque con una diffusione relativa. Beh, questa è un po' una domanda difficile da rispondere da fotografo, nel senso che tutto sta in come recepiscono certi lavori l'informazione mainstream. Ci sono due, tre, quattro testate che secondo me sono valide in Italia e che riescono anche a diffondere certi progetti che non sono scontati, che finiscono sul mainstream. Per il resto vedo abbastanza un deserto, nel senso che, tolte queste quattro testate settimanali, eccetera, è molto difficile far arrivare certe cose su un certo tipo di stampa. Dall'altro lato, però, adesso abbiamo un sacco di strumenti in più rispetto a prima per far arrivare certe storie, certi lavori, cioè per fargli avere maggiore diffusione. Vuoi social network, vuoi un sacco di cose in più che internet e la rete ci dà, anche perché la crisi dell'editoria è reale, nel senso si vende molto, molto meno rispetto a alcuni anni fa, e ci sono anche un sacco di testate online che sono nate un po', per esempio mi viene in mente Q-Code, ma ce ne sono tantissime altre, che con un lavoro di multimedialità riescono a diffondere contenuti che in alternativa rimarrebbero chiusi o nei nostri hard disk o nei nostri siti personali. Quindi funzionano un po' da diciamo, accumulatore, agglomeratore di notizie e contenuti. Arrivare al mainstream dipende anche come ci arrivi, perché conosco fotografi che vendendo un certo tipo di progetto si sono ritrovati un testo quasi diametralmente opposto. E su quello che non hai controllo, perché loro ti comprano, te vendi un reportage fotografico e il testo però poi spetta a loro.
e molte volte viene completamente stravolto, quindi c'è anche da fare abbastanza attenzione su come ci arrivi al mainstream, e secondo me non è neanche l'obiettivo da darsi prioritario. Quello secondo me è prioritario, appunto, riuscire a raccontare in maniera libera e autonoma una certa storia, farlo in maniera rispettosa dei soggetti in cui si sta fotografando, quindi dalle relazioni alla chiarezza e alla trasparenza su cosa si sta andando a fare e perché lo si sta facendo. E poi, se un lavoro vale, credo che probabilmente anche sul mainstream qualcosa esca, altrimenti credo che comunque adesso degli strumenti di diffusione ci siano, e non per forza bisogna passare attraverso delle redazioni e molto spesso non vogliono vedere quello che comunque esiste. C'è qualcun altro che ha qualche altra domanda? Aspetta, momento di suspense. C'è qualcun altro? Vai. Volevo farlo diventare un dialogo a due. Allora, a quanto so, collabori con più di qualche giornale, con testate, insomma, varie ed eventuali. Non so se ti interessa in prima persona così tanto come magari può interessare qualcuno di noi che vive la dualità centro sociale o comunque movimento e tra virgolette lavoro, o comunque diciamo una forma, un modo di informare che sottostà a un'etica di qualche tipo. E ti sei mai trovato nella situazione di vivere un contrasto del tipo io movimento e io lavoratore o fotografo, comunque diciamo di testata, quindi insomma una certa figura con un'istituzionalità diversa rispetto a quella che può avere un manifestante comune, insomma? No, nel senso che se continui a scattare come hai sempre scattato, la dualità non ti si presenta. Ovviamente quando scatti non sei un manifestante, quello sì. Cioè che ovviamente quello decidi che a una certa cosa ci partecipi in un certo modo o in un altro. Però quello a prescindere, cioè anche se non lavorassi per nessuna testata, anche prima non lavoravo per nessuno, ero freelance, comunque quando partecipo a un corteo o partecipi o vai a un'occupazione, cioè un conto è aprire una porta, un conto è fotografare chi apre la porta, e lì decidi te prima da che parte stare fondamentalmente. Sull'altra dualità no, perché comunque continui, cioè credo che anche un po' la difficoltà sia continuare a fare quello che è sempre fatto, a prescindere dalla finalità e da dove andranno le tue foto, no? Cioè non fotografare in base a chi te le commissiona, ma fotografare a prescindere come vorresti fotografare te, a prescindere di, fra virgolette, il tuo padrone o comunque il mezzo, il sito, il giornale su cui andranno le foto. Continuare a scattare in quel modo lì, poi saranno magari chi ti ha commissionato il lavoro a dire non mi va bene come fotografi però cercare di non cambiare, meglio, il lavoro ci serve per vivere, no? E non il contrario, cioè deve essere semplicemente uno strumento per farci continuare a fare determinate cose e non il contrario, non deve essere il lavoro che ti influenza e ti fa cambiare il modus operandi di come si fotografa. Se non c'è nessun'altra curiosità, ah no, e invece c'è. La settimana scorsa è stato qui Francesco Sutera, o Sutera, non mi ricordo bene, e che è un fotografo, lui ha raccontato tanto di migrazioni, l'abbiamo fatto all'interno di un dibattito sulle narrazioni legate alla campagna Over the Fortress. Lui ha detto una frase che a me ha colpito molto, a proposito di quello che è successo negli ultimi mesi. Lui diceva: la fotografia, no, l'immagine del bambino morto sulla spiaggia di Bodrum in Turchia, almeno per un periodo ha cambiato la percezione di quello che stava accadendo in Europa dal punto di vista dell'umanità.
E, io sono sempre stato del parere che fossero i movimenti a fare la comunicazione, fossero i movimenti comunque a determinare l'immagine, però credo anche che a volte succede il contrario. Secondo te quanto l'immagine può determinare la fortuna anche o la sfortuna di un movimento? Come movimento intendo movimenti di sociali, movimenti di vita, movimenti umani. Beh, quell'immagine lì è diventata un'icona nel bene e nel male, fra virgolette, perché è servita un sacco a, come dire, è un argomento un po' complicato, però è servita un po' da calmante, se vuoi, e da momento per fare un po' di pura propaganda sulle migrazioni. Ovviamente come quel bambino là ce ne sono quotidianamente, purtroppo, che però ormai, cioè, è già passata quella, cioè è uno spot che è durato anche un bel po', mi aspettavo durasse meno, però è un diciamo, è un'immagine un po' che ha avuto vita breve. È stata molto forte, però secondo me il ragionamento che ha scaturito è durato molto poco, anche perché si stanno continuamente susseguendo tragedie in mare, e comunque non è che la politica europea sull'immigrazione sia cambiata. Sul il modo di fare informazione a livello dei movimenti sociali, secondo me la fotografia c'entra, però è anche un po' la capacità di saper narrare quello che si fa nel quotidiano, al di là dell'emergenzialità degli eventi, è fondamentale. Ora vedo l'immagine di Ventimiglia, cioè Ventimiglia è stata un'estate e ora sarà un'altra estate calda, e la sfida grossa è riuscire a narrare oltre l'emergenzialità del migrante sullo scoglio, perché tutti i giorni ci sono migranti a Ventimiglia, perché è un punto di frontiera. Essendo un punto di frontiera, solamente quando si crea l'emergenzialità arriva l'informazione a livello generale. Quello che bisognerebbe costruire e diffondere è un'informazione costante sul fenomeno delle migrazioni, per esempio a Ventimiglia, perché tutti i giorni ci sono migranti fermi, deportati, identificati, eccetera, a aprile, a febbraio, a ottobre, mentre l'informazione mainstream fondamentalmente se ne è occupato solamente quando c'era il pullman riempito a forza dalla celere di migranti, o quando i migranti si sono rifugiati sugli scogli. Però la sfida sta nel riuscire a fare una narrazione costante e avere un flusso costante sulle attività che si fanno quotidianamente, e spesso anche noi cadiamo nell'emergenzialità, perché, cioè, fare una foto a Ventimiglia a luglio ha una potenza, farla adesso ne ha un'altra, perché c'è un'attenzione intorno, e quindi il rincorrere l'evento, rincorrere l'emergenza è una cosa che su cui spesso cadiamo, e che bisognerebbe, secondo me, evitare, e concentrarsi proprio su una narrazione continua e su un flusso continuo della quotidianità, che è quella che facciamo tutti i giorni e che ci sono tutti i giorni nei vari territori. Non so se ti ho risposto. Faccio un ultimo appello a qualcun altro, a un'altra curiosità, posto che mi trovo molto d'accordo sul fatto che sì, ci dovrebbe essere una narrazione, un progetto continuo su quelle che poi noi chiamiamo emergenze, ma che in realtà ci sono tutti i giorni, e che se non escono sul giornale o sul telegiornale, chi non è del settore o chi non si interessa se n'è già dimenticato, un po' come la foto del bambino, che se non la tiriamo fuori adesso comunque la gente se n'è già abbastanza dimenticata. Volevo solo chiederti un'ultima cosa. Ho visto che hai portato avanti anche il progetto fotografico di Genuino Clandestino, e dove hai collaborato anche per il libro. Se potevi raccontarci un attimo questa esperienza completamente diversa, magari anche dalle altre, rispetto a quello che è scendere in piazza piuttosto che appunto
andare a seguire dei progetti in varie regioni. Leggevo che appunto hai seguito il progetto in più punti, in più posti, in più città. Se ci puoi raccontare un attimo come l'hai vissuta questa esperienza. Sì, tanto ero qua l'anno scorso a presentare il libro. Il libro sul genere clandestino è stato un progetto collettivo nato da appunto la volontà, come dicevo prima, di raccontare una realtà che esiste ormai da diversi anni e che si è diffusa su tutto il territorio nazionale, che andesse appunto a mostrare quello che è il genere clandestino nella quotidianità e nei vari territori. Senza andare a fotografare l'evento di genuino clandestino ai due incontri nazionali che fanno, ma seguendo proprio nei vari territori le realtà che fanno parte di genuino clandestino per spiegare cos'è genuino clandestino. Cioè, ovviamente è un movimento, per chi non lo conoscesse, si definisce un movimento di comunità in lotta per l'autodeterminazione alimentare. È nato a Bologna nel 2008. E si è trasformato da campagna di informazione a movimento nazionale. Adesso è presente in tantissime città e in quasi tutte le regioni d'Italia e visto tutto lo sciacallaggio che anche lì c'era sul biologico, noi siamo usciti nell'anno di Expo, quindi ci sembrava opportuno raccontare quello che realmente è fare agricoltura tradizionale, quello che significa difendere e sorvegliare i territori. È un libro fatto insieme all'altra fotografa Sara Casna e a Michela Potito e Roberta Borghesi, che sono le due scrittrici che fanno parte di Genuino Clandestino. E è nata un po' dall'esigenza di, siccome le pratiche contadine dell'autodeterminazione alimentare il movimento le porta avanti quotidianamente nei vari territori, e visto che lo sciacallaggio anche di parole, di lessico, di Expo 2015, sfamare nutrire il pianeta, eccetera, eccetera, ci sembrava importante rimettere anche un po' di puntini sulle i e riprenderci un po' anche di linguaggio, di terminologia e di comunicazione. Quindi prima anche lo facesse qualcun altro esterno al movimento, perché non era difficile che qualcun altro facesse un libro su un movimento come Genuino Clandestino, abbiamo deciso, ma anche in maniera molto condivisa con il resto del movimento, nel senso abbiamo deciso insieme, altre persone del movimento hanno contribuito alla stesura del libro, eccetera, e soprattutto hanno contribuito al crowdfunding, a farci realizzare il viaggio, che comunque è stato in 9 regioni d'Italia, dal Piemonte alla Sicilia, quindi è stato anche bello lungo, di fare questo libro che era un upgrade rispetto al documentario del 2011 di Nicola Angrisano, di un collettivo di Insu TV, collettivo napoletano, per spiegare un po' quello che era sia il movimento e sia le tematiche che tutti noi abbiamo sentito alla televisione o nei giornali di sovranità alimentare, autodeterminazione alimentare, eccetera, che però vengono fatti da delle persone che non hanno niente a che fare né con il mondo contadino né con le pratiche di tutti i giorni, che sono quelle fondamentali e che servono appunto a garantire una reale autosufficienza alimentare e sovranità alimentare nei territori. Chiudendo, la domanda che ho io è: hai dei progetti futuri, tra virgolette, già pronti? O hai, chiamiamolo così, dei sogni che vorresti realizzare ma che al momento non hai tempo e quant'altro, ma che sai, che è tipo, non so, chiudere un album di qualcosa, non so se mi spiego. Progetti a breve no, se non quello di abolire il lavoro salariato il più prima possibile. E qui ci troviamo tutti d'accordo. No, il continuare...